Un centinaio di alpini si sono incontrati nella cantina vinicola Limburg per scoprire il mondo dell'uva, la sua lavorazione, l'imbottigliamento ed infine la degustazione. Ovviamente non si è parlato solo di vino. L'importanza di questa serata va ricercata nel fatto che si troveranno qui stasera tanti presidenti delle sezioni ANA e anche tanti rappresentanti della sezione ANA dell'Alto Adige e vengono a gustare, a vedere i prodotti tipici del Trentino Alto Adige. A parte gli scherzi, è veramente un incontro importante, sono tre giorni nei quali l'Associazione Nazionale Alpini si trova principalmente a Costa Lovare, qui a Bolzano, per gettare poi quelle che sono le basi per la prossima adunata. Vengono discussi i dettagli, viene inaugurato credo il soggiorno di Costa Lavara, è un bel modo per trovarsi e per stare insieme. Come detto, Bolzano sta gettando le basi per prepararsi all'evento clou previsto nel 2012. In questa serata è l'incontro che noi facciamo come sede nazionale. Il Presidente, il Consiglio Direttivo Nazionale, incontra i presidenti delle sezioni d'Italia, che sono 81 le sezioni italiane dell'ANA, e questo è un momento di incontro. Siamo stati invitati ovviamente a questo prologo di serata, poi ci sposteremo su Bolzano e da domani iniziamo i lavori a Costa Lovara, la nostra casa. Dunque gli alpini si chiamano pronti alla prossima adunata con la giusta carica ed il giusto spirito. Noi arriviamo con questo appuntamento annuale con lo spirito del desiderio di rincontrarci, di stare in allegria, di vivere nel rispetto della città e dell'ospitalità della città, nel ricordo anche di tante esperienze di vita militare che molti di noi hanno fatto sul territorio. Quindi quante brigata aurobica, brigata tridentina presente sul territorio, comando del corpo d'armata alpino, quindi mille occasioni per aver vissuto esperienze militari. E adesso all'interno dell'ANA è il piacere annuale di rivivere questi momenti di incontro in tanta serena allegria e con spirito di vera amicizia.